C'era una volta una linea di prodotti cosmetici, di accessori per il corpo e prodotti cosmetici che era stata disegnata da Elio Fiorucci per la Gardenia. Questa linea per me costava un botto, quindi ogni volta che entravo alla Gardenia guardavo questi prodotti e ne uscivo vittoriosa dicendo no, non mi avrete mai. Giorni fa Ela Fashion, Ela, proprio tu Ela, ha fatto un video in cui annunciava la dieta novella, ossia che questa linea di Elio Fiorucci alla Gardenia era stata messa al 50%, e quindi io mi sono detta vado solo a guardare se c'è qualcosa che mi interessa. E sono andata a guardare. Allora ragazze, quindi video haul, l'ennesimo video haul, sì, mea culpa, mia grandissima culpa. Allora ragazze, ho preso delle cosette che ci tengo a farvi vedere perché sono cose molto carine, a parte gli scherzi, ed essendo al 50% vengono a costare pochissimo, per cui nel caso in cui vi interessi, andate a guardare e comprate qualcosa anche voi. Ho preso poche cose in realtà, ce n'erano tantissime in più, però ho preso quelle che guardavo da sempre e lasciavo sempre perdere. Ossia, partiamo subito perché non voglio che siano video lunghi. Questa bellissima, questa bellissima, bellissimissima pochettina che io sicuramente metterò in borsetta con tutto il necessaire per i ritocchi fuori casa, che ha questo specchietto molto carino, è molto utile tra l'altro, è anche molto grande, ha un bel fondo abbastanza ampio, sono praticamente tre dita, ecco, tre dita diciamo, sì. Vedete? E quindi ci potete mettere un bel po' di cose che stanno anche ben ordinate all'interno. Qui si chiude così. E vogliamo parlare della pucciosia. Ognuno di questi, come si chiamano? Questi ha attaccato un portachiavi con un nanetto, quindi ognuno di quelli che ho comprato, il che è anche molto carino perché si possono attaccare le chiavi, insomma, io probabilmente li regalerò un po' a destra e manca. Poi ragazzi, ho preso una cosa che secondo me vi conviene tantissimo andare a prendere adesso perché costa pochissimo ed è una cosa di cui tante tra voi mi hanno sempre chiesto, ossia il portaprofumo da borsetta equivalente del Travalo. Io ne ho due e veramente mai più senza. Eccolo qua, è molto carino. Devo ancora capire come si riempie questo di profumo perché il Travalo è molto più semplice da riempire. Questo ancora non l'ho capito come si riempie. Se qualcuno ce l'ha, tu Ela, ce l'hai? Fammi capire, fammi sapere come si fa. C'è l'imbuto, vedete? C'è l'imbutino, però boh, non ho capito come si fa. Anche in questo caso l'ho pagato pochissimo, meno di 4 euro. Poi ho preso la mascherina per la notte, mascherina riposante che io non avevo, o meglio, ne avevo una vecchissima, però molte volte sento l'esigenza di staccare un po' tutto, di non vedere nessuno, di mettere una mascherina sugli occhi e dormire, e facendola con questo diventerà ancora più piacevole. Molto carina, molto 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 pucciosa, imbottita, guarda che carina che è imbottita, questi colori sono bellissimi secondo me, ci sono gli strassini, gli svaroncini, insomma ragazze, un po' profuma. Carina, carina davvero questa. Poi ragazzi, ho preso due cose che guardavo anch'esse da tempo, ma lasciavo lì, e invece scontate le ho prese. Sono il tagliaunghie per le mani e il tagliaunghie per i piedi. Sono davvero carinissimi, pucciosissimi, coloratissimi, mettono allegria. Questa linea si chiama Love Therapy e in effetti abbiamo tutti bisogno sempre della terapia dell'amore, in qualunque forma essa si manifesti, quindi assolutamente sono stata contentissima di aver acquistato queste cose. Poi stavo uscendo, però mi sono detta, ma che fai? Non passi e non ti fermi a salutare gli smaltini di Essence? E allora l'ho fatto, mi sono fermata per salutarli, perché essi sono là ad attendere un nostro sguardo, un nostro segno di assenso o dissenso, per la prevalenza di assenso per quanto mi riguarda. E quindi ragazze, che cosa ho fatto? Ne ho presi due, eccoli qua. Vediamo se riesco anche a zoomarveli. Sono bellissimi, questo azzurro. Sto in fissa con l'azzurro ultimamente, il numero 158, If I Were a Boy, veramente carinissimo, bello bello bello. E poi questo qui che è anche bellissimo ed è il numero 173, Over the Rainbow. Questo qui ragazze ve lo straconsiglio perché è bellissimo, ha delle cangiance stupende, secondo me è molto bello, adatto al periodo autunnale. Non lo so perché mi sa d'autunno questo smalto, non lo so perché, forse ragionamenti, lucubrazioni mentali mie, però ragazze, al di là di tutto ve lo consiglio perché è bellissimo, andate a guardarlo magari più da vicino, guardate che bello che è, lo vedete?
Spero di sì. Questo era quanto, un haul molto breve, molto concisa e molto ridotta per fortuna. Ora basta, davvero lo giuro, basta, veramente lo giuro. Vi mando un grandissimo bacio, vi farò presto dei video che mi avete richiesto, mi sono fatta la lista perché me ne avete chiesti in tanti, il video sulle unghie per esempio, tanti tra voi mi chiedono come ho fatto a raggiungere questa lunghezza, ad avere queste unghie bellissime. Insomma ragazzi, vi farò un video per farvi capire e sapere cosa ho fatto. E poi tante cose, tante recensioni, devo parlare di tante cose, quindi state sintonizzate su questo canale. Iscrivetevi se non siete iscritti, seguitemi su tutti i miei social, vi metto tutti i link nell'info box, ve lo dico sempre. Vi mando un grande bacio, ci vediamo presto. Ciao principesse!